Ciao a tutti, come fargli perdere la testa rapidamente? Se vuoi fargli perdere la testa rapidamente, devi mandare degli stimoli molto forti, devi destrutturare la parte logico-razionale. L'unico modo per far perdere la testa a una persona è quello di andarla ad agganciare sui suoi turbamenti profondi. E i turbamenti profondi sono essenzialmente la paura dell'abbandono, l'abbandonite, la disistima, fargli vivere profondi stati di disistima, tu non vali niente. Il timore del giudizio, iniziare a giudicarlo, ma perché fai quello? Ma guarda che gli altri ti giudicheranno male, ti giudicheranno un impotente, un frocio, per dire. La comparazione fallimentare, compararlo in modo fallimentare ad altre persone. Certo che il tuo collega, lui sì che è molto più bravo di te. Fargli vivere un po' di senso del rifiuto. Ad esempio, non gli rispondi ai messaggi, non gli rispondi alle chiamate. E eventualmente stimolare dei sensi di colpa, certo che tu te ne freghi sempre. Pensa a quella povera donna della tua mamma che ci lascerà, morirà di infarto a starti dietro. E quindi sono tutti questi, sono, se tu riesci a creare questa triade, questa spazzatura emotiva, diciamo che però è molto coinvolgente, riuscirai piano piano a destrutturare la sua parte logico-razionale, perché la parte emotiva così sollecitata tenderà a prendere il sopravvento e inevitabilmente ti cercherà, ti vedrà come persona di riferimento. A quel punto lì dovrai semplicemente mettere dei vincoli, mettere degli ostacoli al tuo possesso. Nel momento in cui lui ti insegue, tu metti degli ostacoli molto alti al tuo possesso e in questo modo perderà la testa. Perdere la testa significa perdere il controllo. E tutto avverrà in modo molto rapido se tu riuscirai proprio a stimolare, ad agganciare questi turbamenti profondi che gli individui vivono. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!